Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa l'herpes labiale. L'herpes labiale è una infezione virale comune causata dal virus herpes simplex di tipo 1, HSV-1. Questo virus è altamente contagioso e può essere trasmesso attraverso il contatto diretto con una persona infetta o con oggetti contaminati. Ecco come avviene la trasmissione e cosa causa l'herpes labiale. Contatto diretto con una persona infetta. L'herpes labiale è altamente contagioso e può essere trasmesso attraverso il contatto diretto con una persona infetta. Questo può avvenire tramite baci, condivisione di utensili per mangiare o bere, o qualsiasi altro contatto diretto con una zona infetta. Contatto indiretto. Il virus può sopravvivere su oggetti e superfici per un breve periodo di tempo. Quindi, se tocchi un oggetto o una superficie contaminata da una persona con herpes labiale e poi tocchi il tuo viso, in particolare le labbra o gli occhi, potresti contrarre l'infezione. Traumi o stress. Il virus dell'herpes simplex può essere attivato da fattori come il trauma alle labbra, ad esempio, un taglio o una scottatura solare, o lo stress emotivo. Questi fattori possono portare a una recidiva dell'herpes labiale in persone che hanno già contratto il virus in passato. Una volta che il virus entra nel corpo, può rimanere inattivo all'interno dei gangli nervosi del viso, come il ganglio trigeminale, per un periodo di tempo indeterminato. Quando il virus si riattiva, può causare la comparsa di vesciche dolorose e pruriginose sulle labbra o intorno alla bocca. I sintomi tipici dell'herpes labiale includono vesciche rosse o chiare, dolore, prurito e formicolio nella zona colpita, che possono successivamente formare una crosta prima di guarire. In alcuni casi, i sintomi possono essere accompagnati da febbre, ma non è sempre così. L'herpes labiale è una condizione comune, e la maggior parte delle persone ne è affetta almeno una volta nella vita. Non esiste una cura definitiva per l'herpes labiale, ma possono essere utilizzati farmaci antivirali per ridurre la gravità e la durata delle eruzioni cutanee e per prevenire le ricadute. Inoltre, mantenere una buona igiene personale e evitare il contatto con le lesioni dell'herpes labiale di altre persone può aiutare a prevenire la trasmissione del virus. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.